Salve a tutti ragazzi, sono Dun98 e benvenuti nel decimo episodio di Brave Frontier Globale. Oggi andremo nella, eccola qua, la capitale imperiale Randal e possiamo andare nella sala degli evocatori perché abbiamo le porte del Frontier Hunter aperte. Ecco a voi Lin che ci accoglie. Che ci dice di esplorare terre mai esplorate dagli esploratori, oddio, scusate, dagli evocatori, ecco, dagli evocatori, e quindi dobbiamo farci strada attraverso delle prove. È il mio primo Frontier Hunter, sì, è proprio il mio primo Frontier Hunter, e la versione RPG ha deciso di metterlo domani, il Frontier Hunter, quindi iniziano su tutti e due i Brave Frontier, il Frontier Hunter, ecco. Giusto per toglierci il 90% di vita sociale. Devo dire che il Frontier Hunter, specialmente questo qua del globale, è la tredicesima volta che lo fanno, mamma mia. Mentre nell'RPG domani sarà la quarta volta che lo fanno. E devo dire che i premi, ovviamente, qua nel global, che è più evoluto, è una versione più avanti, quello dell'RPG, dà più premi. Come avete visto, sono fatto una squadra di emergenza, sono ancora sotto ad un challenge, quindi ho dovuto mettere Zefu, l'unità più forte che ho non presa dalle vocazioni. Ok, andiamo nell'entrance e spero ci sia qualche. Ah, Madonna, ecco qua. Già abbiamo lei che ci salta all'occhio, ma anche qua c'è altra gente. Allora, penso, vediamo un po'. Questa è un'unità buonissima, unità ottima per il Frontier Hunter, però io ho bisogno di qualcuno che mi dà i cristalli, quindi penso di scegliere Kirito, che Zell Knight boosta il drop rate di cristalli. Allora scelgo sempre il set del Predone, il Marauder, perché noi dobbiamo partire all'inizio con tre Fujin, io direi di. Vabbè, anziché spiegarvelo qua, vediamo subito in battaglia. Ok. Abbiamo finalmente il Frontier Hunter attivo e stiamo nell'entrata. Andiamo. Ok, allora con gli oggetti del Frontier Hunter sono diversi dagli altri oggetti. Infatti, come vedete, abbiamo un elisir che aumenta molto di più rispetto a una cura normale, la vita. Poi l'elisir di attacco che aumenta un singolo elisir, aumenta tutta la squadra l'attacco del 30 o 50% per 3 turni. Poi il Fujin Elisir normale. L'Elisir puro che guarisce tutti gli status ailment, il Full Revive che fa riempire fino al 100% l'HP di un'unità, facendola rivivere, insomma, quando è morta. Ok, cosa fondamentale, mettiamo l'attacco Elisir a partire da adesso e cerchiamo di fare più spark possibili. Allora, io ho scelto un'unità che fanno più hit count. Allora, prima Zell Knight, ovviamente. Poi mettiamo Kuda e Elza. Per il buff di attacco sceglierei di far partire prima Kuda. Ah, una cosa, io non sono molto bravo con il mouse, perché io adesso sto con BlueStacks, quindi mi è un po' difficile cercare di fare i suoi bei buffs per fare tanti spark. Vabbè, ci provo. Allora, Kuda. Poi Zella. Cazzo, lo sapevo. Ve l'ho detto, raga, ve l'ho detto. Non sono. Cavolo, che peccato però. È davvero un peccato, potevo fare più punti, vaffanculo, Devo farci la mano, insomma. È un peccato. Abbiamo pochissimi cristalli adesso. Ah no, è tutto pieno, figurati. Dovevo mettere in auto. Allora, ragazzi, faccio la cosa migliore. Peccato per qua. Vabbè, vuol dire che la rifarò. Ok, mettiamo in auto, non fa niente per i buff che partono prima e partono dopo. Cerchiamo di fare. No, la pozione di attacco. Ma raga, questo è un disastro Frontier. Vabbè, per ora non ha molto importanza, perché tanto li sciotto questi qua. Però. Cavolo. Ok, vediamo quanti sparchi riusciamo a fare. Quasi. Non troppi, però. Va bene, abbiamo tutte unità a 4 stelle, a parte Zell Knight amico. Togliamo l'auto, perché dobbiamo mettere. Zell Knight non si è caricato. Vediamo un po'. No, non ce l'ha fatta. Adesso cerco di gestirmi da solo. Terza battaglia. Stavolta andiamo con gli elisir di attacco. Memetes, ci sono io.
verrò ucciso malamente. Allora, vai, strasciniamo col mouse. Anche per Elza, vai, strasciniamo. Zefu. Vile. Dai, Vile. Meiko, vai Meiko. E Zell Knight lo lascio così. Ce la possiamo fare a shottarlo? Sono morto, e vai. Cioè, Memedes è morto, poverino. Cioè, ok, Zell Knight c'ha l'SBB carico. Qua abbiamo i soliti cristalli. Ok, con l'SBB e Zell Knight, utilissimo, riempiremo almeno Elza e la faremo partire. Qua abbiamo il Drago Fiamma che sta proprio sulle palle. Ok, vai Zell Knight, stavolta ti uso. Ok, Zell Knight's Warning. E vai con Elza. E... Vile. Perfetto, tutti su Fire Drake. Vediamo quanti danni facciamo. Molti danni. E questo schifoso Fire Drake non fa neanche molti danni a noi. L'entrance è sempre più facile, ovviamente. Attacchiamo con tutti. E Fire Drake è morto. Chissà se Zell Knight si riempie, ma è improbabile. Vediamo un po'. Però si è avvicinato molto. Oddio. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Proprio per l'ultima battaglia, quella più difficile. Boss incoming. Abbiamo Selena, mettiamo lei sì di attacco e iniziamo con Cuda. Cuda. Zell Knight non parte, eccolo qua. Dovevo farlo partire, cavolo, dovevo farlo partire più tardi così mi boostava Cuda la barra, vabbè non fa niente, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche se non è proprio il massimo di danni. Ok. Selena attacca. Attacca anche Meiko. Attacca. Attacchiamo con tutti quanti normalmente. Dai, 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 ce la possiamo fare. Ok, tanto Zell Knight ha fatto il boost di cristalli di cuore. E abbiamo pronti Cuda, Vile, Zefu. Metto in auto. Anzi no, Zell Knight lo devo far partire. Sì, lo devo far proprio partire, quindi vai Cuda. Vile. Zefu. BB di Zell Knight, così ci sblocchiamo gli altri due. Vai Meiko. E Elza. Mititore Scarlatto, ce la faremo? A sconf sì, ce l'abbiamo fatta. E vediamo quanti premi generosi. Ci daranno. Ok. Abbiamo fatto 228.354 punti. Bene. Ma non è finita qui perché abbiamo dei bonus. Spero di arrivare almeno a 300.000. Ci abbiamo fatta SSS. SSS è una cosa incredibile. E io sto con unità proprio pezzente. Cioè, ecco, abbiamo ricevuto i premi generosi. Vediamo un po'. Vorrei delle gemme. Due gemme, vai così. Bass Frog. Muramasa, utilissima. E abbiamo terminato qua. Io non posso fare altro perché la mia squadra è troppo scarsa. E andiamo subito a vedere la Muramasa e ad equipaggiarla, anche se la conoscerete. La metterei proprio a... Lei c'ha la medulla. Diamo la Cuda, che parte senza buff di attacco, perché il buff di attacco lo dà lui. Quindi lui dovrebbe stare senza buff di attacco. Boh, non lo so, io ho dato lo stesso. Se non lo sapete, la Muramasa dà il 50% di attacco in più per i primi due turni. E ritorniamo nella sala degli evocatori qui. E facciamo il middle. Ovviamente overrate item capacity. Come faccio ad aver già raggiunto? Ah, ho capito. Vabbè, faccio una cosa rapida. Qua vendo 4 di queste erbette. Ecco, cosa molto antipatica. Che se vendi due oggetti, fai quello che è, vai indietro e niente. Niente. Devi per forza rifare tutto da capo. Riconnetterti qui.
andiamo nella... Sono già... Ah no, sono 42 millesimo. Ci sono un sacco di giocatori, ragazzi. Proprio tanti giocatori. Ed è impossibile per me raggiungere... Fare due... Saltare di due punti nel front and rank. Come si chiama? Non lo so. Ok, andiamo nel middle. Ok, scegliamo... Scelgo Pine. Grande, sì, vediamo un po'. Rage qua lo lascio in sospeso perché... Sì, è molto importante lo spark damage, però... Mi serve di più il riempimento veloce della barra BB, quindi scelgo... Ecco qua, Inferno, Goddess, Elsa, Guardian, Minoku Pearl, Gioiello Sacro... Ci siamo, scegliete sempre Marauder Set, almeno il mio preferito, perché cerchiamo di fare più cose possibili, più spark possibili. Ok, abbiamo un'Elsa piccolina e un'Elsa grande, l'Elsa figlia e l'Elsa madre proprio. Cosa fantastica di Elsa 6 stelle è che nel suo Super Rare Burst fa molti colpi, mi pare 33 o 30. Mettiamo Kuda e Elsa. Stavolta se non faccio partire Elsa mi impicco. Oh, vai così. Dai, la dobbiamo fare spark. Vai, Kuda. Vai, metti un auto. Vai, vai, vai. Bra, perfetto. Elsa e Zefu. Attacchi normali. Vai, vai così. Abbiamo fatto abbastanza spark per un team così... non evoluto, insomma. E li abbiamo fatti fuori. E anche Lizza la strega. Vediamo un po' le serie. Mamma mia, generosissimo. Anche qui... Perfetto, quanti muti abbiamo fatto? 99.171, buono. Elisir di attacco, questi sono un po' più tostarelli da buttare giù. In teoria dovrei far partire prima Elsa. Vabbè, sapete che faccio? Faccio Elsa e auto. Vai, perfetto, l'altra Elsa. Meiko. Zefu, mi serve Kuda, mi serve. Però parte per ultimo, vabbè, vai con la Muramasa. Dobbiamo fare più spark possibili, vai, vai, vai. Non stavano neanche morendo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Gli spark non si sono gestiti molto bene, infatti Elsa non si è caricata, cosa orrenda. I nemici però erano 4, vabbè. Qua abbiamo le ninfe, vabbè. Lascio in auto. Tanto, vai Elsa. Meiko che fa 10 o 11 colpi, Zefu che purtroppo fa attacco singolo, che lo fa proprio sulla Fire Nymph ed è buono perché il Frontier Hunter tiene anche conto dell'attacco super efficace per dare più punti. Vai con gli Spark, che il drago ha attaccato, Spark, perfetto, Green Dragon Vile ha attaccato. Qua erano 6 nemici, abbiamo caricato tutti, 86.864 punti. Eccoli qua, questi sono un po' più cattivi da buttare giù. Stavolta qua i spark saranno proprio minimi. Beh, Elsa, Kuda e voi altri andate. Proprio Elsa mi serviva. Vai Meiko. Ok, vabbè, fa niente. Vile, Zefu e infine Meiko. Ma anche Meiko ha un suo effetto nel BB che aumenta l'attacco. Incredibile, abbiamo fatto tanti danni. Meno male che abbiamo Inferno, Goddess, Elsa tra gli amici. E Oboro non è morto. Oboro Ninja. Non so quanti danni ci farà. Noi però non spegheremo i Bay Burst delle unità. Non ha fatto proprio niente di danno. Attacchiamo con tutti così. E lo abbiamo ucciso grazie all'attack Elixir. Peccato per Elsa, vediamo un po' se si riempiono tutti, ce la possiamo fare? Sì, no, mannaggia per Meiko, va bene lo stesso. Boss del middle, cerchiamo di fare almeno 400.000, penso proprio di sì. Eccoli qua, abbiamo 3 dei 6 eroi, facciamo partire Elsa. Ok, ce la faccio, meno male che non ho fatto la stessa stronzata di prima. E in auto. Ho sbagliato, no, Zefu adesso fa l'attacco singolo. Vabbè, non fa niente.
fa niente. Togliamo l'auto, per carità. Ok, abbiamo fatto molti danni. Molti danni. Loro attaccano così. Non fanno niente loro, siamo nel middle. Chissà se posso, se riesco a fare l'end, ma non penso proprio. Almeno i primi livelli dell'end, così mi piglio i premi e faccio anche l'evocazione. Visto che riusciamo a ucciderli qua, io userei il Brave Bass singolo, Brave Bass di Elsa. Zefu lascio così. Meiko che attacca AOE, perfetto. Fuoco danzante. Vai Meiko, aumenta pure l'attacco. E vediamo un po'. Ed eccolo qua, Magres è sopravvissuto. Vabbè, lascio in auto, dai. Ormai sono morti, hanno pure la debolezza. Grazie a Vile, ecco. Grande Vile, che mette questo effetto di debolezza all'attacco. Eccellente. Mi sento tanto Mr. Burns. Eccellente. Vai Vile. E Cuda. Nebbia oscura. Oppure nebbia scura, fate voi. 10 colpi di Cuda. E terminiamo qui il Frontier Hunter Middle. Perfetto. Vediamo un po'. 64.162. E sicuramente a 400.000 ci arrivo. C'è gente che fa 1.200.000 punti, è certo. Con, addirittura con FIVA, la nuova unità 7 stelle, si può fare l'ira di Dio. È qualcosa di... spaventoso. Oh, ah, peccato, stavo arrivando a 500.000. Forse c'era un altro premio a 500.000. Gemma, una gemma. Zell, Bass Frog, ho bisogno di sfere buone. Dragon Ring, non so cosa sia. Gems per 2, proprio adesso. Gioiello sacro, ottimo per me che sono un principiante.